Buongiorno amici di Let's Dig Again, siamo qui a Lombavaria con Irene della Fara, a cui volevo chiedere le fonti a cui si rivolge per ricostruire le tecniche e i tipi di questi tessuti. Allora, le fonti principali sono di diverse categorie. Ci sono fonti iconografiche, quindi rappresentazioni di tuniche di area compatibile a livello culturale e dello stesso periodo. Un buon esempio è il piatto di Isola Rizza. Le fonti scritte, nello specifico noi ci riferiamo a Paolo Diacono, che descrive le tuniche dei Longobardi come ampie, fatte in maggior parte di lino e con delle ampie fasce colorate. E dopo le fonti archeologiche. I tessuti sono mineralizzati, l'unico tessuto che abbiamo conservato in area italiana, in area in generale centroeuropea, si conserva perché aderente ad un materiale metallico, di solito ferro. Quindi ci sono questi francobolli di tessuto, dai quali però riusciamo ad avere una serie di informazioni in base alla loro posizione nella tomba, in base alla posizione dell'elemento a cui sono attaccati nella tomba e in base al grado di conservazione. Riusciamo a capire la trama, certe volte riusciamo a capire anche il materiale. E poi ci sono altre tuniche, altri materiali sono stati conservati nelle torbiere nel nord Europa oppure nel bacino del Mediterraneo. Sono piuttosto distanti, ma ci danno, diciamo, un po' di direzione. Sono gli angoli del puzzle della ricostruzione tessile. Mettendo insieme queste cose, noi cerchiamo di dare una sensazione quanto più possibile coerente e realistica di quello che potesse essere l'abbigliamento alto medievale in Italia. Chiaramente ci sono dei limiti, quello che noi cerchiamo è di avvicinarci ad una realtà alla quale però non riusciremo ad arrivare. E questo è quanto più o meno. Grazie mille.